Finalmente, allenatori, abbiamo qui la nuova espansione Pokémon giapponese Battle Region! Il set giapponese equivalente all'imminente espansione italiana Pokémon Lucentezza Siderale! Già preordinabile su Federix Store, in uscita in tutta Italia il 27 maggio 2022. Battle Region introduce in esso una nuova tipologia di carte, ovvero le Sparkling. Queste non sono altro che evoluzioni delle Shining, cromatiche o prisma passate, con la particolarità di essere sempre allo stato base, nonostante sono Pokémon evoluti. Ricordo come sempre che potete preordinare Lucentezza Siderale su federixstore.it e riceverlo comodamente a casa vostra al day one. Inoltre, da oggi è disponibile anche l'app ufficiale dello store. Inquadra il QR code qui a schermo o clicca in descrizione. Typhlosion, Samurott e Decidueye di Hisui sbarcano nel gioco di carte collezionabili Pokémon con le loro versioni di Astro. Non vedo l'ora di vederle e voi venite con me. Ed eccolo qui, il nostro box da ben 20 bustine. Esatto, in questo display ci sono solo 20 bustine e in ogni bustina è anche presente un nuovo tipo di carta reverse. Abbiamo già aperto questa espansione sul mio canale Twitch. Ricordo che sono live ogni lunedì e giovedì alle 20:30 e non avete idea di quanto mi piaccia questo set. Questo set c'è chi lo ama e chi lo odia. A mio parere è pazzesco! Non vedo l'ora di mostrarvi tutti gli artwork incredibili di questo set, che sono tra l'altro ispirati a leggende Pokémon Arceus e quindi le ambientazioni di Hisui. Ed ecco qui Decidueye, Typhlosion e Samurott, che in questo set si trovano in forma astro. Ed ecco qui le nostre bustine. A differenza degli altri set, qui troviamo ben 6 carte all'interno della bustina. Ovviamente Lucentezza Siderale non sarà composta solo da questa espansione, ma anche da Space Juggler e Time Gazer, che spacchetteremo prossimamente sul canale. Quindi Lucentezza Siderale sarà composta da ben 3 set. Gli altri due con protagonisti Palkia e Dialga Viastro, presto preordinabili su Federix Store. Beh, detto questo, iniziamo? Non vedo l'ora di mostrarvi tutte le carte di questo set. Il trick è a 1, ma facendo così ci ritroveremo qui la reverse. In questo caso ve la mostro subito. Questa è la novità sostanziale di questa espansione. Le nuove carte reverse sono fatte in questo modo. Qui troviamo Litleo, bellissimo. Rhyhorn. Come vedete le ambientazioni sono di Hisui. Possiamo vedere qua in fondo il Monte Corona con Stuntler. Un altro Litleo. Ecco qui l'antenato di Cyrus. E infine abbiamo... Oh! Subito Decidueye V Astro di Hisui! Stupenda carta V Astro. Io adoro questo set. Tra l'altro Decidueye è il mio secondo preferito dei tre starter di Hisui. Bellissima rappresentazione, ma la figata di questo set secondo me sono le nuove reverse. Potete farvi anche il Master Set così, eh? È un'espansione relativamente piccola, ma vi posso assicurare che si pulla il mondo. Da un box potete ricavare un sacco di carte rarissime. Ecco qui le varie ambientazioni, bellissimo questo Jinx che già abbiamo commentato su Twitch. Questo bellissimo Whiscash di Konda, madonna che bella rappresentazione. Abbiamo il Mytina Reverse e infine abbiamo Cleavor. Come vedete troviamo anche i Pokémon regali. Stupendo questo Cleavor. Bello, bello, bello. Le holo non mi fanno impazzire, ma... tenetevi pronti perché del resto ci sono certe carte, wow. Guardate questa che bellezza con il personaggino di Leggende Pokémon Arceus. Ovviamente in questo set non troviamo solo le Shining, ma in realtà si può trovare tanta altra roba, come per esempio le Hyper, gli allenatori Full Art, e ancora le carte Biastro Hyper, le nuove TG, quindi le nuove carte Gallery, bellissimo questo Pochiena,
Abbiamo Roserade, Utut, doppio Utut Reverse e infine questo bellissimo Baileplume. Bellissima rappresentazione di Komiya. In particolare ci sono due carte gallery veramente degne di nota. Le carte gallery importanti di questo set sono Misty con Starmie e un bellissimo Garchomp Gallery con Camilla. Il bellissimo Garchomp di Camilla, ragazzi, è qualcosa di stupendo, anche perché quella gallery è ruvida, quindi in versione anche full art. Bella bella bella, ragazzi. Maitina, abbiamo qui il villaggio di leggende Pokémon Arceus e infine abbiamo questo bellissimo Diancie. Ma troviamo anche Wilder e Kleavor in versione TG, quindi con i loro rispettivi allenatori di leggende Pokémon Arceus. Ricordo, ragazzi, che se volete invece acquistare su Federic Store e avere un 7% di sconto, vi basterà registrarvi alla nostra newsletter. La trovate proprio nella home del sito. La registrazione vi richiederà un minutino del vostro tempo e così avrete il 7% di sconto subito via mail. Roserade Reverse e Starmie V, quindi ci sono anche le V e le V Astro in questo set, c'è veramente di tutto. Abbiamo anche le V Astro Gold e uno strumento Gold e una stadio Gold. Poi possiamo trovare Soruan e tantissimi altri allenatori full art. Ci sono anche le V full art. Vabbè, questo set, ragazzi, è completo al 100%. C'è qualsiasi tipo di rarità. E fidatevi che in 20 bustine almeno 10 carte tra V, V-Star, Shining, Astro, eccetera, le pullate. Ok? Bello questo Swinub che salta. Hipdomt. Attenzione, attenzione. Altra holo Pyroar. Come vedete, ogni pacchetto ha una holo assicurata. Tuttavia, come già detto, le holo di questo set non mi piacciono. Ricordo inoltre che saremo presenti anche al Gardacon questo 26 e 27 marzo, sabato e domenica, con lo stand del Federic Store, e con noi ci sarà anche Dario Moccia. Detto questo, trovate più informazioni nella pagina eventi del Federic Store. Ragazzi, bellissimo questo Scyther. Nella natura selvaggia di Hisui. Questa ce la vediamo dopo. Litleo. Fantastico anche questo. La vediamo anche questa qui. Roselia Reverse. E infine abbiamo Keldeo Holo. E lasciate ora un bel pollicino in su se volete domani l'apertura di un altro box di Battle Region. E iscrivetevi anche al canale. Bellissima la carta di Basculation che dà un bellissimo contrasto con l'acqua cristallina e questo cielo azzurro con le nuvole. Bello, 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 l'adoro. E poi abbiamo questa che a mio parere è la rappresentazione perfetta di questo set. Bellissima, ragazzi. Stupenda. Solo chi ha giocato a leggende Pokémon Arceus può apprezzare Battle Region. Ma abbiamo ancora un po' di tempo per scoprirlo insieme. Facciamo così, sempre il solito trick, che come vedete è diverso dagli altri box giapponesi che abbiamo aperto. Ah, guardate che bello Glemmiao nella costa oltremare. Abbiamo questo Ralts con il Monte Corona alle spalle. Abbiamo questo bellissimo Mamoswine, le lande innevate. Reverse e infine, eccolo qui ragazzi, Werder. Questa è veramente stupenda, stupenda come carta. Bellissima. La holo più bella a mio parere del set. E poi io adoro questo Pokémon. Finalmente hanno dato un senso a Stantler. Andiamo avanti, andiamo, andiamo. Tricchettino così. E vediamo un po' cosa si nasconde. Misdravus. Andiamo. Basculin. Rhyperior. Mismagius. Reverse e infine Virizion, che tra l'altro si può trovare anche full art. Ecco qui Virizion V, classica V, nulla di che, bella. La carta Sparkling dovrebbe essere assicurata in ogni box, quindi teoricamente comprando un box dovreste assicurarvi una carta Sparkling, nuove shiny. Oh, che bella. Questo Heracross lo metto allo stesso posto di Scyther. Lo andiamo a vedere insieme. Attenzione, Lampent Reverse. E attenzione, Holo. Holo, un altro Kleavor. Bellissimo questo bagliore, no? Della luna che filtra dagli alberi di notte. Nella vasta Hisui, no? Selvaggia. Questo Heracross è pronto alla caccia.
Veramente stupenda questa. Come si fa a dire che questo non è un set bello? Boh. No, perché sui social ne ho letti di tutti i colori, eh. Gente che diceva non ne vale la pena, quello, quell'altro. Ma i set sono belli soprattutto per le illustrazioni dei disegnatori, eh. Jinx, Relicant, Masquerain, Reverse e infine un'altra V Astro. Stupenda V-Star di Samurott. Questa full art classica. Quindi siamo a quota 2 V-Astro su 3, perché la terza è Typhlosion, che magari troveremo nel prossimo episodio. Quindi lasciate un bel pollice in su se volete subito un altro spacchettamento di un box. Anche 2 V-Astro dovrebbero essere assicurate all'interno di un box. Ricordo inoltre che in descrizione trovate anche il mio canale Telegram, che prossima settimana sarà attivo al 100%, e trovate anche il mio server Discord, dove potete entrare con un sacco di altri appassionati, scambiare carte, farvi valutare le carte e fare tante altre belle cose. In descrizione, ragazzi, c'è un mondo. Oltre YouTube io sono ovunque. Mamma mia, che bello questo. Bella, bella, bella. Questa, ragazzi, è la nuova TG, quindi CHR, bellissima gallery di Werdier. Mamma mia, che spettacolo di illustrazione. E infine abbiamo anche Absol, altra holo che mi fa impazzire di questo set. Guardate che bellissima rappresentazione di Absol. E poi la gallery, vabbè ragazzi, io amo questo tipo di carte, le amo, sono bellissime. E tra l'altro in giapponese rendono ancora di più. Non vedo l'ora di vedere questo tipo di carte anche in italiano nell'espansione Lucentezza Siderale, ma toccherà aspettare maggio. Per ora è preordinabile. Comunque, stavo dicendo, in descrizione di tutti i video, io, ragazzi, scusate se lo ripeto, ma c'è un mondo. Oltre a YouTube, io sono ovunque. Faccio live, faccio stories su Instagram, sono anche su TikTok. Veramente, seguitemi ovunque, perché sono attivo H24 su tutti i social. Andate in descrizione. Attenzione, che qua forse c'è qualcosa di interessante. Attenzione, ragazzi. Attenzione, potrebbe essere una B normale? Decidueye? Ah, che spettacolo questo. Questo è veramente uno spettacolo. La mia B preferita di questo set. Guardate come attacca, no? Com'è dinamica questa carta. Wow. Stupenda. Come vedete, ogni pacchetto è una sorpresa. E attenzione, perché qui ho sentito qualcosa. Ho sentito qualcosa, ragazzi. Quindi qui ci potrebbe essere la roba cicciotta. Spero che sia la Sparkling. Attenzione. Attenzione, reverse. E potrebbe essere una classica full art, perché in questo set ci sono le B full art, ma ricordo che se troviamo la full art non è detto che non troviamo la sparkling, quindi attenzione. Questa secondo me è una full art normale. Abbiamo Decidueye full art di Isui, B, classica, bella. Tra l'altro, ragazzi, super ruvida, mamma mia che stupende le V full art, soprattutto in giapponese mi fanno impazzire. Lo so, il bordo la stava mascherando con una carta alternative, ma le alternative di questo set hanno il bordo nero perché sono classificate TG, quindi gallery. Wow, bella anche questa. Come vedete, ogni pacchetto c'è una pullata. Dai, dai, tanti pollicini in su, commenti qui sotto, ragazzi, divertitevi, perché aiutate a supportare il canale. Domani vi porto subito un altro box. Mi raccomando, Oddish, Sorwan, Miss Magius. Bellissima questa, Maitina. No, vabbè, pazzesco. Tra l'altro con gli occhi luccicanti qua, no? Perché ha visto la torta di Maitina. Carinissima questa. E Sparkling. Sparkling! Itran Sparkling! Stupenda, stupenda. Già trovata live, tra l'altro. E in live abbiamo trovato anche questa. Come vedete, la particolarità di queste carte è proprio questo effetto a rombi che, raga, rende la carta fuori di testa. Come detto, i miei contenuti non si fermano su YouTube, ma mi trovate ovunque. E ci divertiamo un mondo anche da altre parti, quindi seguitemi ovunque. Anche Itran non scherza. Guardate qua che bellissimo effetto, no?
che dà la carta. In italiano non sarà mai così, ma confido nella stampa. Vediamo un po' cosa uscirà fuori per le carte italiane. Super super particolare, guardate qui. Dai, è pazzesca, pazzesca ragazzi. E nella stessa bustina anche Martina. Come vedete, in ogni bustina c'è una sorpresa. E siamo già a quota più di 8 carte pullate rare. Tuttavia, le sorprese non dovrebbero essere finite qui. Quindi vediamo un po' cosa troviamo. Dai, Lit Leo, sempre lui. Rhydon, Scyther, Knocked Owl, anche raffigurato sul box. Questo bellissimo di Nisu, sempre questo effetto, no? Molto 3D. E infine abbiamo Miltank, che la odio anche qui. Troppo dinamiche queste carte, ragazzi. Sembra che proprio vengano fuori dallo schermo. Divertente, belle illustrazioni da spacchettare. Che vi dico a fare? Battle Region, semplicemente lui. Mi sta facendo impazzire questo set. Bello, bello, bello. Ah, Knocked Owl e Typhlosion! Di Isui, versione B. Che spettacolo. Ogni bustina c'è qualcosa. È una bellezza questo set. L'ho già detto che è bello? L'avrò detto tipo 20 volte. Tra l'altro, penso che allo stato attuale questa sia l'illustrazione più bella di Typhlosion di Isui. In assoluto. Meglio delle full art o delle astro. Guardate qui. Madonna. Madonna. Che lavoro stanno facendo, ragazzi. E ci sono ancora 3 pacchetti. Quindi ragazzi, secondo me ci può ancora uscire qualcosa. Vediamo se siamo fortunati e riusciamo a trovare la TG Full Art. La vedo dura, eh. Parlo proprio della... Vabbè, eccola qui. Non pensavo che trovavo un'altra gallery, non Full Art perché volevo Camilla o Misty, ma va bene anche questa. E infine abbiamo Chandelure. Sono 6 le gallery normali come Roserade e ne abbiamo trovate 3 in questo video. C'è ancora Chandelure, Cleavor e poi quella speciale, ragazzi, che è una carta atomica che spero di farvi vedere presto. L'abbiamo anche trovata live. Il Monaco con Utut. Wow, Misaki. 11 carte. Tra V, Shining, abbiamo trovato il mondo, ragazzi, il mondo. Andiamo a vedere cosa c'è in queste ultime bustine, dopodiché ci vediamo con un prossimo video, un prossimo spacchettamento. Abbiamo anche questo Gallade con la luna di sfondo. E se spaccate di mi piace e commenti questo video, scrivetemi la vostra su Battle Region. Il vostro parere è fondamentale, ragazzi, anche perché io mi leggo sempre tutti i vostri commenti. Commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina e domani vi porto subito un altro box. E un altro Gallade, va bene, dovevamo finire così il video. Allenatori, cosa dire? Un box da 20 bustine, 11 pullate epiche. Io non ho altro da dirvi se non passate in descrizione. Telegram, Discord, TikTok, Instagram, live su Twitch, trovate il mondo. E se vi iscrivete alla newsletter del Federic Store, trovate il link nella home del sito. Beh, 7% di sconto subito vi arriverà via mail. Quindi che aspettate? Ci vuole 30 secondi. Io vi lascio a un prossimo video. Ciao e buon weekend!